Back to back per il Teams, che domani sera ospiterà ancora una volta in casa i torinesi di Crocetta. Partita estremamente difficile. La speranza è che i ragazzi di Coach Cardano sfruttino l'onda lunga delle vibrazioni positive della vittoria al photo finish con Chieri di sabato scorso, per cercare di prendere lo scalpo di una delle big del campionato. Non è stata una vittoria scontata. L'ottima partenza del Teams, che nei primi 15 minuti era volato fino al più 17, detta la strada giusta da seguire da qui alla fine del campionato. Il rientro di Chieri e il finale punto a punto non fanno troppo testo. Era impensabile di poterne uscire facilmente, ma ciò che contavano e che conta ancora sono i due punti. E diciamo che è una stagione particolare, noi abbiamo fatto di tutto per allestire un roster di un certo livello, purtroppo vuoi per gli infortuni, partire da Martino Maffeo che non è ancora rientrato, vuoi per interventi programmati agli occhi di Mattia Dotti, vuoi per l'ematoma muscolare al polpaccio di Alberto Vercellino, gli infortuni di Cena, gli infortuni di Cerri. Praticamente siamo stati per 5 mesi una parte ospedaliera e è chiaro che le partite le abbiamo giocate sempre con quello che il roster poteva offrire. Adesso sono 2 partite che giochiamo con una certa intensità, ma il segnale da parte dei ragazzi c'è stato e questa è la cosa importante. Gli obiettivi reali si sono ristretti dai play-off che erano il nostro obiettivo, matematicamente non sono ancora negati, però bisognerebbe vincere tutte le partite, questo non è semplice, di conseguenza cerchiamo di fare più punti possibili, questo è l'obiettivo, vincere più partite possibili e lavorare per il futuro perché non è che finita la stagione ci deve cadere il mondo addosso, finita la stagione bisogna pensare a quello che si farà. I torinesi di Crocetta, prossimo avversario, sono però la terza forza del campionato, con un buon bottino di 18 punti, alle spalle solo delle fortissime Casale e Collegno. Si tratta di un avversario che i biellesi conoscono già dalla passata stagione, perché furono tra le poche ad iscriversi alla mezza e incompleta annata. A disposizione di coach Francesco Conti c'è un roster giovane, ma puntellato da ottimi elementi. Il pericolo pubblico numero 1 in attacco conosce molto bene il palcoscenico del Forum, Samuele Pasqualini, guardia cresciuta nel vivaio di Pallacanestro Biella ai tempi d'oro di coach Danna e che giusto lo scorso anno ha militato tra le fila del Teams. Proprio al Forum fece il suo esordio in A2, pochi minuti conditi da un canestro durante la semi-trionfale stagione di coach Michele Carrea. Insomma, ha una certa confidenza con quelle retine e quest'anno viaggia 17 punti di media. Da tenere d'occhio anche Federico Antonietti, esperta alla grande che ne mette 14 a partita. Il calendario per il Teams non è semplice, perché dopo la terza ci sarà la prima e la trasferta di venerdì prossimo al Palaferraris contro la Junior Casale è quantomeno proibitiva.